Cari ragazzi, ben ritrovati non soltanto con me, ma anche con gli amici di Monolith, con i quali stasera andiamo a fare qualcosa che non abbiamo mai provato prima. Se ci avete fatto caso, nel corso di questo 2022, con gli amici di Monolith stiamo facendo qualcosa che ci porta un pochino fuori dalla nostra zona di comfort. L'ultima ricetta è stata quella del brisket, che ha avuto un discreto successo, nel senso che l'ho mangiato in circa 6 minuti e 40, ma soprattutto, per esempio, la pizza gourmet, la pizza che io non so fare, lo sapete benissimo. Un'altra cosa che so fare molto poco al barbecue sono i vegetables, cioè le verdure. Noi stasera proponiamo un contorno che mette insieme due classicissimi della nostra tradizione, vale a dire le patate e i pomodori ciliegini. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo semplicemente, mi sto guardando intorno perché sto cercando un supporto che però non trovo, cioè che cosa? Universo Barbecue di Marco Agostini, perché Marco Agostini dice: prendetevi i pomodorini ciliegini, prendetevi dall'altra parte le patatine novelle e metteteli insieme in un modo che non risulti banale. Per non farlo risultare banale, naturalmente dobbiamo lavorare con un rub. Utilizzeremo un rub nuovo che non vi ho mai mostrato di VNQ e soprattutto utilizzeremo il nostro Monolith Classic 2.0 con un setup che mi porta a lavorare con la cottura in diretta. Raggiungeremo più o meno i 160 gradi, naturalmente l'ho già acceso con il nostro monolighter, in modo tale da avere già un setup pronto quando avrò lavorato che cosa? I miei pomodorini, i miei giri di patatini novelli e poi naturalmente la marinata che servirà per la mia ricetta. Una ricetta che ci porterà via una mezz'oretta più la preparazione. Vediamo che cosa riusciamo a fare e vediamo soprattutto se ancora una volta Marco Agostini ha ragione oppure no. Vorrei farvi notare per un momento la precisione della temperatura del mio Monolith Classic, che ho impostato a 160, è bloccato lì come un chiodo, come un fuso. Adesso ovviamente vado ad aprire per farvi vedere come l'ho impostato, quindi scenderà un pochino, però poi tornerà sui 160, che sono la temperatura di esercizio per fare le mie patate e le mie patate. No, le patate e pomodoro. Ma no! Vi dicevo del setup e la scopa sullo sfondo potrà confermarlo. Vedete che cosa ho fatto? Semplicemente ho messo soltanto una mezzaluna, ho messo soltanto mezza griglia, sotto il carbone spinge, io chiudo e vado a lavorarmi i miei ingredienti. Allora ragazzi, pronti? Questo quanto è sporco, lo buttiamo via e prendiamo un altro. A lavorare i nostri ingredienti per ciò che riguarda la nostra ricetta, o meglio il nostro contorno, anche se dopo tutto di ricetta si tratta, con le patate e i pomodorini ciliegini. Allora, patate e pomodorini ciliegini sono qui. Qui ci sono i ciliegini, qui ci sono le patate novelle, forse un po' grandi, quindi adesso magari le tagliamo a metà ancora. Per cui ci siamo tenuti la buccia, ovviamente abbiamo lavato tutto, e adesso semplicemente dovremo poi lavorare, guiderà la patata, perché la patata deve ammorbidirsi. Quindi vediamo se 160 in mezz'ora riusciamo a farglielo fare, altrimenti cercheremo un'altra soluzione. No, queste patate mi sembrano veramente troppo grandi, quindi le taglio e torno subito dopo. Ecco fatto, ho tagliato, adesso che cosa vado a fare? Vado semplicemente a mettere in una pirofila i miei due ingredienti principi, cioè pomodori da una parte e le patate dall'altra. Poi vi dicevo del nuovo rub che non ho mai usato di VNQ, eccolo qui, è il rub provenzal con grilling herbs, favoloso. Condimento a base di erbe e spezie, sale, rosmarino, santoreggia, basilico, lavanda, maggiorana e origano. Per cui, per barbecue marinatura secco, noi adesso che cosa facciamo? Semplicemente lo apriamo e vedete che come sempre c'è il sigillo che ci permette di non avere problemi con l'umidità. Andiamo ad aprire il nostro rub. Cerco anche di provarlo perché sono molto curioso. Guardate tra l'altro la grana, che meraviglia, spettacolo, un profumo assolutamente pazzesco, veramente pazzesco. Adesso che cosa facciamo? Prendiamo un cucchiaio, perché dobbiamo mettere un cucchiaio di questo rub, anche se con la sinistra sono veramente, lo uso solo per salire sull'aereo, diciamo, come direbbero i cacciatori, un cucchiaio, e lo spingiamo sulle nostre spezie, in questa maniera qui, e facciamo poi la stessa cosa con due cucchiai di zucchero grezzo di canna. Cambiamo il cucchiaio, facciamo uno e due là. Poi adesso lasciamo da parte un momento le nostre patate, i nostri pomodori, e andiamo a prenderci tutto l'occorrente, perché dobbiamo unire l'olio, l'aceto balsamico, la Worcestershire, il tabasco e il whisky. Mi dice Marco Agostini, Jack Daniel's Honey. Marco, io il Jack Daniel's Honey non l'ho trovato, ho usato un whisky che ho in casa. 5 centilitri, invece poi mi servono due cucchiaini di Worcestershire, vado subito a prendermi, sempre che riesco ad aprire, no perché è nuova, quindi la Worcestershire, ragazzi, la conoscete tutti, no? È sempre lei. Abbiamo detto due cucchiaini, perfetto, allora uno, due, ok, dimentichiamoci della Worcestershire, poi ci serve un cucchiaino di tabasco al cipotle,
la tech. Dopo aver unito il tabasco al cipote, abbiamo Jack Daniels, abbiamo la Worcestershire, servono 200 ml di aceto balsamico. Allora, aceto balsamico di Modena, qui ce ne sono 250, quindi vado a metterlo più o meno tutto. Fortunatamente qui abbiamo i riferimenti, quindi devo andare fino a 300, vado avanti sereno. Eccoci qui, 300, perfetto, ho fatto. E poi mi mancano soltanto 200 ml di olio extravergine di oliva, che vado ad aggiungere fino ad arrivare quindi un totale di mezzo litro. Se viene via facile, eccolo là, perfetto. Adesso che cosa dobbiamo fare? Vediamo se ho messo tutto, anzitutto sì. Adesso devo semplicemente emulsionare, quindi andiamo a emulsionare. Ok ragazzi, pronti? Farò la magia. Riusciremo a farla? Vabbè, ci vediamo tra un po'. Ecco fatto. Meraviglioso, meraviglioso. Adesso, che cosa facciamo? Torniamo indietro. Anzi no, porto qui la pirofila. Ok, io in tutta onestà non penso di usarlo tutto, eh. Vedete com'è assolutamente cremoso. E poi Marco Costini dice semplicemente di mischiare tutto per un paio di minuti. E adesso semplicemente dobbiamo andare a mettere tutto dentro il nostro monolith e vediamo che cosa succede. Ricordo 160 gradi. Andiamo tranquilli in cottura. Là. Allora, adesso chiudiamo. E ovviamente che cosa guida? Guida assolutamente il pomodoro. Appena inizierà ad appassire, sposteremo, cioè mischieremo ed eventualmente aggiungeremo con un po' di marinata. A dopo. Guardate come sono venute bene le patate, guardate come sono venuti bene i pomodori, guardate quel sughino sotto che si è ristretto, veramente meraviglioso. Tra l'altro vi devo essere sincero, vi devo dire la verità, non mi è bastata mezz'ora. A 160 gradi mi è servito un'ora e un quarto per arrivare a questo genere di risultato. Ovviamente ho continuato a girare e adesso non dobbiamo fare altro che assaggiare. Estremamente complicato provare questa ricetta, devo essere sincero con voi, l'ho già assaggiata, naturalmente eccezionale, però è altrettanto chiaro che dovrete andare in maniera empirica, perché quando sapete che le patate si sono lasciate andare, soltanto provando. Sento! Mi si è spento il microfono, tra l'altro anche l'inquadratura era fatta a caso, quindi come questa. Dicevo, sento, ho sentito, soprattutto il rub che ho utilizzato, quello di Venecue, il Roux Provençal, per cui devo dire intrigante, da riprovare, perché voglio farlo uscire ancora un po' di più, magari senza utilizzare la marinata, che comunque è stata molto interessante, soprattutto per l'utilizzo del whisky, che ha dato alle verdure una nota così dolce che non mi aspettavo, dolce, perché insieme all'aceto balsamico e tutto il resto che abbiamo utilizzato, abbiamo fatto una cosa un pochino diversa per nobilitare pomodori e patate che magari non hanno bisogno di essere nobilitati, che però non avevamo mai provato a fare in questo modo, che siamo riusciti a fare grazie al Monolith Classic 2.0 e che spero vorrete replicare in una delle vostre ricette o in uno dei vostri appuntamenti con il barbecue. Io ragazzi, in chiusura, come sempre, vi lascio tutti i recapiti di Monolith qui sotto e sempre in chiusura vi ricordo che cosa? Che per iscrivervi è la roba più semplice del mondo. Qui oppure qui sotto, se volete e avete la pazienza di guardarvi un altro video, magari con l'audio, chi lo sa. Non è certamente detto e non è scontato. Un grande abbraccio e alla prossima!